Pronto per salire a bordo? Per prima cosa controlla che i documenti di identità di tutti i passeggeri e gli altri documenti utili per l'espatrio siano in corso di validità. Controlla anche che i dati sul biglietto siano tutti corretti. E se hai caricato troppo la tua auto e hai un carico sporgente in altezza o in lunghezza, controlla la categoria del veicolo presente sul biglietto, in modo da evitare sovrapprezzi all'imbarco. Arriva in porto almeno 2 ore prima dell'orario di partenza per le linee nazionali, 4 ore per le linee internazionali. Ricorda, se viaggi con un furgone sulle linee internazionali, dovrai presentarti con 6 ore di anticipo rispetto alla partenza della nave. Recati presso la biglietteria se sei a piedi o direttamente presso il barco di accesso se sei in auto o in furgone. Mostra al personale la copia cartacea del biglietto e i documenti di identità di tutti i passeggeri, minori e neonati compresi. Ricorda, per le linee internazionali extra Schengen è necessario il passaporto. A check-in effettuato ti verranno consegnate le carte di imbarco. In caso di multitratta e se sei in auto, ti verrà consegnato anche un cartoncino con la destinazione da apporre sul parabrezza. Raggiungi la zona dedicata ai controlli di sicurezza e tieni a portata di mano i documenti e le carte d'imbarco. Segui le indicazioni per le rampe di accesso alla nave, dove verrai indirizzato verso la zona del garage in cui parcheggiare il tuo veicolo. Ti verrà rilasciato un tagliando come promemoria per facilitarti nel ritrovarlo al momento dello sbarco. Ricorda, durante la navigazione non è possibile recarsi in garage, per cui prendi dall'auto tutto ciò che credi possa essere necessario per rendere confortevole il tuo viaggio. I tuoi accompagnatori e in generale tutti i passeggeri a piedi dovranno raggiungere la propria sistemazione seguendo il percorso pedonale dedicato. Sistemati con calma, scopri i nostri servizi di bordo a te dedicati e goditi il viaggio. In prossimità del porto di destinazione ti verrà chiesto tramite annunci di lasciare con anticipo la tua sistemazione e di recarti presso i punti di riunione stabiliti in base alla zona del garage in cui avrai parcheggiato. Rimani in attesa dell'autorizzazione a sbarcare e buon viaggio!